Siamo in collegamento con il consigliere regionale Franco Picarone del Partito Democratico per fare un aggiornamento delle attività in Regione Campania e anche per parlare di tante altre iniziative. Allora, iniziamo subito dai saluti. Ben trovato. Come procede? Onorevole. Molto molto bene, siamo in piena attività, sono in piena sessione di bilancio, contiamo di approvare tutti i documenti finanziari entro Natale, con una coda, speriamo di no, eventualmente tra Natale e Capodanno, se dovessimo essere costretti, cosa che non facciamo quasi mai, al voto di fiducia. Dobbiamo approvare il bilancio del Consiglio regionale, dobbiamo approvare il documento di economia e finanza regionale, dobbiamo approvare il bilancio preventivo della Regione Campania e poi la legge di stabilità. Quest'anno si presenta particolarmente complicato, ma nonostante questo manteniamo i capisaldi della spesa sociale, che non riduciamo, anzi aumentiamo, sia pure di poco. Manteniamo alcuni capitoli importanti come il trasporto gratuito agli studenti, facciamo un'operazione di proroga di un altro anno del piano casa e poi ci sono alcune partite importanti, ma più in generale è l'occasione anche per discutere di tematiche che riguardano il Mezzogiorno e che riguardano la Campania, come il Recovery Fund e la nuova programmazione 21-27. Allora, parliamo anche di quella che è la tematica che si sta discutendo tanto in queste ultime ore. L'Italia sarà zona rossa nelle festività clou, insomma, di questo periodo natalizio, ma che Natale sarà in Regione Campania, onorevole? Ma io devo dire questo, che De Luca aveva lanciato un allarme, diciamo, consapevole un paio di mesi fa, aveva invitato a chiudere tutto. Probabilmente se fosse stato ascoltato dal governo in quella fase, noi avremmo avuto un Natale molto più tranquillo. I dati che poi riguardano la Campania, nonostante che siamo stati proprio in quel periodo, diciamo, avevamo un tasso di contagiosità più elevato sui tamponi effettuati rispetto alla media nazionale, le decisioni di rigore che ha assunto la Regione Campania e, diciamo, con grande forza di volontà Vincenzo De Luca, nonostante le prime proteste, se si ricorda, rispetto alle prime chiusure, oggi danno risultati che danno ragione ancora una volta alla lungimiranza del nostro governatore, perché se andiamo a vedere il nostro tasso di contagiosità è di parecchi punti inferiore alla media nazionale, si sono allentati i posti di terapia intensiva e anche quelli di ricovero, e abbiamo più in generale una mortalità che è la più bassa d'Italia. Questo significa che, nonostante tutti i problemi che ereditiamo da 10 anni di commissariamento, la Regione Campania ha una tenuta sia nei servizi sanitari ma anche nella capacità di gestire tutta la tematica della pandemia. Che cosa succede tra Natale e Capodanno? Io credo che il governo deve prendere una decisione nazionale, perché se io dico che questa fase si segnala soprattutto per l'incapacità di far osservare i divieti. Parlare di zone gialle, zone rosse, zone arancioni ha poco senso se poi tu non fai fare i controlli. Se non c'è una decisione generale, proprio nei momenti di festività più significativi, che sono la vigilia di Natale, Capodanno, vigilie varie, soprattutto quel periodo che va tra Natale e Capodanno a cavallo, se non ci sta un fermo generale, soprattutto negli spostamenti, nella mobilità, si rischia poi di non controllare più la pandemia, perché gli esperti parlano di una terza ondata che è anche più pericolosa della seconda. E noi sicuramente il piano vaccinale, ne possiamo parlare pure subito se le ritiene, magari assolutamente sì, perché infatti c'è un forte dissenso da parte della Regione Campania. Qualche giorno fa c'è stata la riunione dell'unità di crisi proprio per fare il punto della situazione. Entro domani, insomma, si dovrebbero conoscere un po' i numeri di chi dovrà vaccinarsi. Mi riferisco ovviamente al personale sanitario, RSA, insomma. Come sì, la situazione? La situazione è questa. Noi stiamo facendo una duplice battaglia. Una
rispetto ai fondi del Recovery Fund che sono destinati alle aree meno sviluppate. Abbiamo denunciato che c'è un grande rischio che tutta questa queste risorse, la gran parte, vadano a finire un'altra volta nel centro-nord, nel nord soprattutto. La stessa cosa sta accadendo in una maniera strana per i vaccini. Noi abbiamo oltre 1 milione di abitanti in più rispetto all'Emilia Romagna, 1,5 milioni in più rispetto al Veneto. Nonostante che abbiamo più abitanti, la campagna sembrerebbe che siano destinati meno vaccini. È una cosa che il nostro presidente ha denunciato, è un altro punto su cui fare battaglia. Ovviamente questo occuperà, diciamo, le attività di rapporto con il governo e con la protezione civile nei prossimi mesi. Noi intanto abbiamo dato luogo al piano vaccinale, che non è una cosa, diciamo, da poco conto, perché bisogna, ci sono problemi logistici, problemi di stoccaggio, e la maniera in cui poi vengono vaccinate le persone, diciamo, debbono rispettare orari, distanziamenti, debbono sostare per un periodo di tempo di una ventina di minuti, di mezz'ora dopo che hanno effettuato il vaccino, cioè non è una cosa normale, insomma, ci sarà da fare un'organizzazione veramente imponente per evitare appunto che la cosa non venga gestita bene. E la Campania ha individuato, mi pare, o 26 o 27 strutture ospedaliere, nella nostra provincia ce ne dovrebbero essere, se non sbaglio, 5. L'ospedale Umberto I di Nocera, il Ruggi, Battipaglia, Polla e Vallo della Lucania. Si comincerà con il personale sanitario e il personale delle RSA e delle case per anziani, e poi dopo di questo, insomma, si passerà alle categorie più a rischio. Il giorno 12 c'è una prova generale per vedere logisticamente se tutto funziona nel modo giusto, e intorno a metà del mese, se arrivano questi vaccini quando devono arrivare, si dovrebbe cominciare con la campagna. Quindi è chiaro pure che le modalità piuttosto complicate ci faranno raggiungere la cosiddetta immunità di gregge non in tempo breve, per cui ci sarà da convivere con questa situazione per parecchio tempo ancora. Ecco, quanti vaccini sono previsti per la regione Campania, onorevole? Il numero non lo so soltanto dirle, in questo momento non ho i numeri sotto mano, non me li ricordo, so soltanto dirle che diciamo cominciamo così, quindi sono destinate a queste categorie. Il numero complessivo rispetto agli acquisti effettuati ci destina meno vaccini rispetto alle altre regioni in rapporto alla popolazione, ed è una cosa che sta facendo infuriare il nostro governatore. Un suo commento invece su quello che è stato un po' il tema scottante di queste ultime settimane per quanto riguarda la città di Agropoli, e mi riferisco al reparto del Covid Hospital nell'ospedale di Agropoli, sul quale, insomma, è stata fatta anche un'interrogazione al presidente della Campania, Vincenzo De Luca, da parte del consigliere Attilio Pierro, che chiede un po' i dati effettivi al presidente del reparto speciale. Ecco, lei che cosa ci può dire in merito? Ma guardi, non so su che base il consigliere Pierro, io non ho letto la sua interrogazione, non so da che basi parte per, diciamo, per mettere in discussione i dati o per chiedere queste cose. Credo che siano giochi di opposizione. Io quello che le posso dire è questo: leggevo sul Corriere della Sera ieri, che è, diciamo, il giornale a massima tiratura nazionale ed è il più autorevole oggettivamente, leggevo un articolo abbastanza ponderoso in cui si segnalava che la situazione sanitaria Covid in Veneto è passata per lunghi mesi come la regione più efficiente nella lotta contro il coronavirus, è fuori controllo la situazione, cioè un numero di contagi spropositato, le terapie intensive che scoppiano, c'è una situazione di grave deficienza dei servizi e di affollamento, e si sta decidendo a chi dare e a chi non dare l'ossigeno, cioè siamo a questo punto, insomma, e non solo in Veneto. Io credo che in Campania tutto questo non sta accadendo.
si è gridato allo scandalo quando le persone stavano nelle macchine davanti al pronto soccorso del Cardarelli, semplicemente perché in quel periodo che c'erano molti contagi, prima di entrare si facevano i tamponi, si doveva aspettare l'esito dei tamponi. Ma voglio dire, la Campania ha dimostrato, secondo me, senza dubbio di sapere, in base ai numeri attuali, poter gestire sia la pandemia, sia nelle strutture sanitarie, che più complessivamente nelle politiche regionali. Quindi a Tito Pietro faccia la sua parte, ma vada a vedere soprattutto nelle regioni governate dalla Lega quello che sta succedendo. Invece, per quanto riguarda il personale, onorevole, che cosa ci può dire? Perché ancora c'è un po' di carenza presso il nosocomio agropolese, mi riferisco sempre al reparto Covid, tant'è che insomma la direzione del presidio Vallo della Lucania Agropoli ha dovuto fare dei turni al personale già insomma in atto. Guardi, la questione del personale è una questione che rende veramente eroico il lavoro che stanno facendo i sanitari nelle strutture ospedaliere, perché noi veniamo da 10 anni di commissariamento che hanno significato meno 15.000 persone nella sanità. Abbiamo, diciamo, in rapporto alla popolazione un deficit spaventoso di personale rispetto alle regioni che passano come le regioni che hanno i migliori servizi. E diciamo che avremmo bisogno di colmare questo deficit. Noi con l'uscita del commissariamento siamo riusciti a sbloccare le assunzioni, per cui abbiamo sbloccato le prime 7.600 assunzioni e abbiamo un'autorizzazione per 12.000 assunzioni. Stavamo reclutando le persone, abbiamo reclutato pure parecchi infermieri, molti medici, ma poi è arrivato il Covid ed è arrivata la penuria generale. Questa cosa ci ha trovati un po' in difficoltà e tutti gli avvisi che stiamo facendo, soprattutto rianimatori, anestesisti, medici, ma anche infermieri, risultano molto difficoltosi ad essere espletati, perché è difficile reperirli, sta diventando merce rara sul mercato e ovviamente tutto questo è complicato ancora di più da questa pandemia. Dobbiamo proseguire nell'azione di reclutamento. I concorsi sono in atto, stiamo cercando di scorrere le graduatorie. Proprio stamattina abbiamo segnalato al Presidente che nei documenti finanziari che andrò a approvare metteremo un indirizzo che dovrebbe consentire per le assunzioni Covid degli ospedali di assumere anche non a 6 mesi più 6, ma a 3 anni, come stanno facendo le altre regioni. Perché noi stiamo perdendo un sacco di risorse che abbiamo assunto, perché coloro i quali vengono assunti con questi contratti a 6 mesi a Salerno se ne vanno in Puglia o in Piemonte, dove fanno questi avvisi, perché lì hanno più facilmente la stabilizzazione. Quindi dobbiamo colmare anche questo gap. Ma è evidente che abbiamo fatto miracoli: sbloccare oltre 1 miliardo per l'edilizia sanitaria, sbloccare le assunzioni, non so, sono assunzioni da 15 anni, riuscire a mettere in campo piano ospedalieri, ovviamente gestire tutto questo con meno risorse degli altri ed avere i risultati che abbiamo avuto in termini di mortalità, di numero di contagi, di gestione delle terapie intensive. Io credo che vada preso atto che si sta facendo un buon lavoro, francamente. Un'ultima domanda prima di salutarla: quali sono le attività prossime, insomma, del consigliere regionale Franco Picarone per la regione Campania, ma anche se ci sono per la nostra zona, insomma, quindi mi riferisco al Cilento? Guardi, intanto non abbiamo smesso di lavorare. Io sono stato protagonista di questa azione che ha riguardato gli eventi alluvionali del Golfo di Policastro, per il quale siamo riusciti a fare subito un intervento di somma urgenza per tutto quello che andava ripristinato subito, in termini immediati stanziando le risorse relative. Abbiamo anche fatto produrre in tempi rapidi la richiesta di stato di calamità alla Regione per ristorare le attività e le persone che avevano avuto danni. E poi questa come ultima cosa che mi ricordo in ordine di tempo, oltre, diciamo, a lavorare affinché i presidi ospedalieri e sanitari del territorio
abbiano tutte quante le condizioni per poter dare i servizi ai cittadini nelle condizioni difficili che abbiamo detto. Nel frattempo io sono il consigliere regionale in questa fase, mi tocca per ruolo, più impegnato di tutti e 50 i consiglieri, perché in sottosessione di bilancio il mio lavoro in consiglio, per chi non lo sa, la mia funzione si esplica facendo una mediazione tra tutti e 50 i consiglieri che presentano emendamenti, tra gruppi politici di maggioranza e opposizione, tra consiglio e giunta. Quindi questo lavoro lo devo portare a termine ed è in pieno corso. Spero di portarlo a termine come ho fatto nei 5 anni precedenti nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un grande risanamento di bilancio e l'azione di risanamento deve continuare. Abbiamo fatto emergere 5 miliardi di disavanzi pregressi e li abbiamo messi in sicurezza. Adesso, subito dopo, si attiverà il collegato alla legge di stabilità, dopo fine anno, quindi faremo lì delle norme ordinamentali e poi ci occuperemo soprattutto di fare la grande battaglia insieme al governatore perché non siano scippate risorse al sud e siano spese al meglio le risorse del Recovery Fund, perché abbiamo un'occasione che non possiamo perdere. Infatti, va bene, io la ringrazio onorevole per la sua disponibilità come sempre ad intervenire sulla nostra emittente per aggiornare ovviamente i nostri telespettatori e speriamo di poterci sentire per gli auguri di Natale e insomma che possa darci buone notizie soprattutto per la nostra regione. Va bene, magari ci facciamo una chiacchierata dopo che abbiamo approvato il bilancio, così illustriamo tutte le novità ai cittadini. Assolutamente sì, grazie. Un saluto a tutti i telespettatori.